giovani. Siamo andati a cercarli nelle piazze e nelle strade del centro, nelle sale giochi sempre affollate, dove regna la massima concentrazione. Poi siamo andati alla galleria di Corso Vittorio Emanuele, dove si esibiscono i virtuosi dello skateboard, e abbiamo chiesto un po' in giro quali sono i luoghi più frequentati dai giovani, quali sono i loro gusti, dove vanno quando escono. Io vado a Rolling Stone non perché la musica è buona, ma perché ci sono le donne. A Milano si va prevalentemente per comprare giacche, scarpe, penso, almeno noi, dalle nostre parti, poi gli altri non lo so. Poi andiamo in giro a divertirci. E lo stesso vale per me, a volte però siamo in mezzo alla strada visto che non abbiamo una casa dove andare. Cosa vi consiglio a tutti quelli che vengono a Milano ad andare a casa di Sofia? Noi ragazzi del Manzoni ci troviamo sempre a casa dei Biagi. Io quando se vengo a Milano vengo a farmi giri per i negozi e così. Mi piace Brera perché per le sue ragioni storiche, i grandissimi scapigliati vivevano lì, insomma, e poi ti maledetti e tutto così. E mi diverto. Zona Brera così, poi si va sui Navigli e poi si va a ballare discoteca. Ma non so, c'è tanta gente al Burghi, la Rinascente è piena, ma dei giovani così non lo so, anche nelle vie, cioè c'è pieno di giovani che girano, non so, non penso che ci sia un posto specifico. Io penso che per i giovani tutto vada bene, per incontrarsi, per divertirsi, cioè non ha importanza il posto, ma è più la compagnia. Andiamo a ballare, poi vediamo il Milan in discoteca. Secondo me i ragazzi di Milano adesso si incontrano di più nelle strade, hanno capito il significato e il divertimento nel passeggiare e quindi c'è più vita da questo punto di vista. E io faccio parte di questo gruppo. Usciamo fuori Milano e perché a Milano i locali sono tutti pieni, quindi è possibile. Andiamo sui Navigli e beviamo un po', ascoltiamo la musica. Cerco qualcosa di nuovo da vedere per le vetrine. Milano è visitata da moltissimi giovani provenienti